Buonasera a tutti e benvenuti alla settima puntata di Trabocchi in Bike, che questa sera è dedicata al tratto della Via Verde Costa dei Trabocchi che insiste sul territorio di Casal Bordino. Stiamo ovviamente parlando della pista ciclopedonale che collegherà Francavilla con San Salvo, passando per Ortona, San Vito, Rocca San Giovanni, Fossa Cesia, Torino di Sangro, Casal Bordino, di cui ci occuperemo questa sera, e Vasto. Avete quindi capito che è arrivato il momento di presentarvi gli ospiti di questa settimana. Elio Tollontano, console regionale per l'Abruzzo del mitico e storico Touring Club italiano. Buonasera. Buonasera. Giuseppe Di Giampietro, architetto, esperto di monitoraggio e gestione della sicurezza stradale e quindi di mobilità ciclistica. Buonasera. Buonasera. Davide Aquilano, archeologo, esperto dei siti archeologici del territorio frentano. Buonasera anche a lei. Buonasera. Giuseppe Di Giampietro, tu sei stato direttore tecnico del Centro di Monitoraggio e Gestione Sicurezza Stradale per diverse amministrazioni comunali, compreso il Comune di Milano. Ma qual è la difficoltà maggiore che incontra un'amministrazione quando decide di introdurre in una città autocentrica, cioè pensata solo per le auto, e quando decide diciamo, di fare un uso intensivo della bicicletta? Guarda, io credo che la difficoltà principale, forse l'unica che c'è, è quella di immaginare una città diversa e soprattutto degli stili di vita differenti, che quindi portano a ripensare anche le abitudini, anche il modo di vivere la città, il tempo libero e quant'altro. E per cui lo sforzo da fare è proprio di immaginare una città, una vita differenti, che tra l'altro lo sforzo importante da fare è quello di immaginare che sarà una città felice, sarebbe a dire migliore di questa attuale e soprattutto senza rinunce, perché c'è anche il terrore di cambiare le abitudini. Questo è un problema che sanno tutti quelli che si occupano di mobilità sostenibile. Per cui dal momento in cui si chiede alla gente di cambiare stile di vita, bisognerà che queste persone siano coinvolte nella progettazione. Non può essere un'operazione che decide il politico sopra gli altri, nemmeno solo un'operazione tecnica. Però è possibile. Ti faccio presente che c'è una città poco più piccola di Pescara, Pesaro, sull'Adriatico, che in pochi anni è riuscita a cambiare completamente anche la cosiddetta ripartizione modale, cioè il numero di persone che si spostano in bicicletta, con un modello che si chiama Bicipolitana, cioè una rete di linee di piste ciclabili con un colore, un numero diverse, è riuscita a passare dal 3-4%, che è l'attuale percentuale di persone che va in bicicletta a Pescara durante il giorno, al 25%, che è un livello, non dico olandese, ma è un... Basterebbe quindi copiare. Certo. Dal mare è arrivato di tutto, pirati, conquistatori, naviganti ed emigranti. Ma Nicola e Paco sono unici e senza predecessori. Signore, che c'è un occhio grande. Hai visto? Che occhio grande. Paco, che c'è? La notte stava al posto suo. E di giorno, come vengo a fare le camminate, viene con me. Lei si sta un'oretta al fiume e io vado a fare un giro con la bicicletta. Perché se lo lascio a casa fa un casino. Ha beccato tutto il vicinato là, una decina di persone. Un giorno non l'ho portato. Quando sono andato a casa, mamma mia, che casino che aveva fatto. Si diverte. Poi c'è anche l'airone, ci sta altri uccelli, certe volte si uniscono, fanno gioco. Le dune di Casalbordino hanno fioriture periodiche di straordinaria bellezza. Attraversare i cespi di margherite ha più di un senso.
Giuseppe Di Giampietro, ritorniamo sul tema della sicurezza. Mi ha molto sorpreso che nel bando per la realizzazione della Via Verde, sui 35 chilometri di tracciato sull'ex ferrovia, ci sono 20 chilometri di balaustra metallica. Ma è veramente così necessario dal punto di vista della sicurezza posizionare 20 chilometri di balaustre? Allora, io non ho visto il progetto, non so esattamente dove viene localizzato. Quello che posso dire è che però i progettisti, io sono anch'io un progettista, quindi mi metto a pensare con questo punto di vista, dovrebbero, quando pensano a uno spazio, a un territorio, a una infrastruttura come questa, pensare al contesto che la infrastruttura attraversa. Perché se noi pensiamo che la pista ciclabile sia l'ex sede ferroviaria che va da stazione a stazione, dritta, lineare, quindi attraverso un territorio, forse ci serviranno tutte quelle balaustre proprio perché la ferrovia passava più vicino al mare e quindi bisogna proteggere il ciclista dalla caduta. Però se pensiamo a un percorso, una via verde che diciamo così, è fatto per un percorso più lento di scoperta del territorio e che quindi si dice un progetto di tipo context sensitive, cioè sensibile al contesto, forse si poteva pensare anche alla tipologia. Lo dico perché ho dovuto anch'io fare polemica su alcuni progetti della Bike to Cost, per esempio nell'area urbana Montesilvano, dove per alcuni progettisti fare la pista ciclabile significa mettere in sicurezza, fare un rettifilo di 2,5 metri in trincea, non dimenticando che quella trincea sta sul lungomare di Montesilvano e Pescara, quindi un posto dove si passeggia, ci si ferma, ci si siede, e forse una struttura meno vincolata come quella aveva più senso, non soltanto per uno come pista ciclabile. Certo. Giuseppe Di Giampietro, la sicurezza stradale presuppone, al di là degli investimenti materiali per garantirla, il rispetto delle regole da parte dell'utente. Ma sulla bicicletta sono più disciplinati gli uomini o le donne, per rimanere in tema? Guarda, questo non lo so, nel senso che mentre è provato che negli incidenti automobilistici sono i giovani, sono gli uomini, i maschi, diciamo così, e sono alcune tipologie di utenti, quelli sotto una certa età, che sono particolarmente pericolosi, tanto che le assicurazioni gli fanno pagare molto di più il contratto di assicurazione. Per la bicicletta non credo che sia così, perché io credo che il differenziale sia non il sesso, ma piuttosto quanto usi la bicicletta. Se sei un utente abituale, se quindi usi la bicicletta sia per piacere ma anche per muoverti, anche per andare al lavoro, per andare a fare la spesa, allora sai che per stare sulla strada devi rispettare le regole, le rispetti volentieri e sai che questo va bene per tutti. Invece sono quelli, diciamo così, della domenica che usano la bicicletta ogni tanto, oppure che ce l'hanno riposta solo per andare a San Gabriele. Magari questi sono un po' più avventati in certe cose. Forse può essere questo il problema. Beh, io credo che comunque si debba un po' allargare questa visione. La bicicletta sì, ma tutti i modi alternativi all'automobile devono essere sviluppati. Quindi se pensare a un concetto di mobilità sostenibile, per cui siamo abituati ad andare in bicicletta come andare a piedi, andare sul mezzo pubblico, e in questa maniera questa cultura sicuramente è molto più rispettosa delle regole e capisce che sulla strada ci devono stare con sicurezza tutti gli utenti deboli della strada. Al di là del genere. Al di là del genere, certo. Sensazione questa. Giuseppe Di Giampietro, che pensa di questa cosa? Sta crescendo più velocemente il cicloturismo o la mobilità urbana? Guarda, parlando del tema che hai toccato prima, delle officine, ciclofficine, io la prima bellissima nuova stazione delle biciclette che ho visto in Italia molti anni fa era San Donato Milanese, centro direzionale dell'ENI, terminale della linea 3 della metropolitana milanese. Molti impiegati arrivavano in metropolitana e poi prendevano la bicicletta per andare negli uffici, in questi centri direzionali. E da lì si è sviluppato poi una serie di ciclofficine, le chiamano così ciclofficine, ma anche stazioni delle biciclette, dove oggettivamente si può lasciare la bicicletta tutto il giorno perché vai a lavorare, come parcheggi una macchina, oppure la lasci lì per fare qualche riparazione, oppure ci vai perché ci sono degli eventi. Tutta una serie di iniziative che intorno al mondo della mobilità sostenibile si attivano. Mi viene in mente anche un altro esempio, Friburgo, Germania, quasi come Pescara, 200.000 abitanti, c'è una stazione delle biciclette a 3.000 biciclette disponibili. La gente arriva in bicicletta e prende il treno, oppure arriva col treno e fa prendere la bicicletta. Noi dobbiamo pensare alla bicicletta non soltanto a un veicolo per ciclamatori, ma uno dei mezzi che ci permette di spostarci, per cui la dobbiamo pensare insieme agli altri, diciamo così, agli altri modi di trasporto, certo. Trasporto pubblico, ciclabilità e pedonalità. E questo per liberarci sia della schiavitù dell'automobile, sia perché si sta meglio e si può andare in questi
posti anche al ristorante, nel senso che ci sono bellissimi posti attrezzati per fare tante cose oltre che riparare la bicicletta. Sì, ma poi ho visto che sta proprio evolvendo il concetto di ciclofficina, nel senso che prima era il luogo della riparazione, invece adesso organizzano degli incontri formativi, spiegano come si fa manutenzione. Ma soprattutto nell'ambito milanese, io l'ho presente, il bike sharing, arrivi col treno perché è un viaggio lungo, prendi la bicicletta, oppure ti fai nella costa di Trabocchi abruzzese, 30 km in bicicletta, poi sei stanco per tornare a Pescara, prendi il treno. Allora ci sono questi posti legati alla ferrovia, a diversi modi di trasporto che dovrebbero essere integrati in una politica della mobilità sostenibile e della mobilità lenta. Tra l'altro noi sulla costa di Trabocchi abbiamo queste 4 stazioni dismesse, che purtroppo non sono state ancora acquisite dalla provincia, così come è successo per il sedime, che sono delle grandi opportunità per dare valore aggiunto a questo attraversamento. Posso dire che sono stupito, io sono tornato in Abruzzo da poco tempo, mi sono stupito di vedere alcune stazioni che sono state vendute a persone che ci abitano oppure che lo usano per le vacanze. Quelli erano caselli ferroviari, per fortuna. Ho capito, però sono sempre posti lungo un percorso che possono diventare ristoranti, posti di assistenza, posti in cui si può fare di tutto. Quindi uno deve pensare a una strategia in cui la bicicletta si lega alla mobilità, ma si lega anche al fermarsi, all'incontrarsi, ad eventi, quindi occorre allargare un po' lo spazio. Sì, infatti ho fatto anche io questa riflessione, è un peccato vedere questi vecchi caselli trasformati in villini, perché in questo modo si sta perdendo l'identità di questo tracciato, che è un tracciato ferroviario, e secondo me questa matrice non va perduta, va assolutamente anche nel processo di rigenerazione, nella costruzione della Via Verde, va mantenuta, perché diventa un carattere identitario forte. Certo. Speriamo molto in queste 4 stazioni. Tra l'altro qualcuna sta anche, ho visto il tetto per esempio dalla stazione di Torino di Sangro, che sta cadendo, è veramente un peccato. Certo, vanno recuperati, restaurati come si fa con le opere d'arte. Esattamente, esatto.